Diciamo che se vogliamo considerare lo sviluppo della nostra professione e del nostro studio, dovremmo prendere le mosse più o meno dall'epoca in cui l'Italia è stata unificata. L'Unità d'Italia si è perfezionata nel 1861, all'epoca Torino è stata la prima capitale, il Piemonte era forse la regione più industrializzata dell'epoca, perché veniva da un periodo di guerre, le guerre di indipendenza, in vista delle quali aveva dovuto in qualche maniera organizzare la produzione di sistemi d'arma, di supporti per queste dispendiose campagne belliche.